assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici. E questo è il tema affrontato nel convegno tenutosi questa mattina presso la Sala Cirillo di Palazzo Matteotti. Il numero degli infortuni registrati in ambito domestico è purtroppo elevato. Le cause di questi incidenti vanno ricercate nella disinformazione, nel comportamento imprudente, negli spazi inadeguati, nel crescente numero di elettrodomestici, nell'uso non accorto di farmaci e di prodotti per l'igiene. Le casalinghe sono spesso responsabili di alcune categorie vulnerabili, bambini, anziani e disabili, la cui cura può abbassare il livello di attenzione e di conseguenza aumentare l'esposizione al rischio. Direttore Silenzi, l'importanza della sicurezza tra le mura domestiche. Diciamo, l'importanza della sicurezza sta nel fatto dei numeri, diciamo, no? Noi sappiamo che in Italia ci sono circa 4.000 morti l'anno tra le mura domestiche, quindi diciamo che è un dato impressionante, perché se pensiamo che ora il numero degli incidenti sul lavoro, che mortali sul lavoro, sono scesi a meno di 1.000, quindi a 700-800 casi purtroppo che ogni anno si verificano, nelle mura domestiche ce ne sono 4.000, quindi è chiaro che il discorso che noi dobbiamo affrontare un discorso molto più ampio dal punto di vista numerico. E quanto è importante quindi la prevenzione? Fondamentale, tutto quanto ruota intorno alla prevenzione, e poi noi se riusciamo a investire, spendere per la prevenzione, noi riusciamo ad ottenere dei risparmi significativi in termini anche economici, oltre che chiaramente quelli più importanti in termini di risparmio di vite umane, risparmio di lesioni, di infortuni gravi. Noi negli ultimi 2 anni abbiamo speso 2 milioni di euro per la prevenzione, abbiamo risparmiato 5 milioni di euro INAIL. Assessore del Giudice, la provincia è in prima linea per la prevenzione degli infortuni e anche la tutela delle donne. Noi siamo in prima linea e oggi siamo qui proprio per coinvolgere e per sensibilizzare le amministrazioni dei 92 comuni della provincia di Napoli. Il 31 gennaio scade l'obbligo appunto dell'assicurazione, la polizza di €12,91 contro gli infortuni domestici, e noi siamo qui per ricordarlo e per ribadire che è importante sapere che tutte le persone che si occupano esclusivamente in via gratuita delle mansioni di cura della casa possono assicurarsi e tutelare se stessi e le proprie famiglie. Assessore Sannino, l'importanza della prevenzione contro gli infortuni tra le mura domestiche. Sì, allora il motivo di questo convegno stamattina nasce proprio su questa esigenza. È una legge ormai che da anni ha centrato, diciamo, questo tipo di attenzione, voluta fortemente dalle Feder Casalinghe, ma tutto da una serie di persone che ci hanno lavorato, e che però è una legge che nonostante tutto stenta, diciamo, a trovare una propria efficacia. Da un po' di tempo si è ripreso, diciamo, con forza questo tipo di lavoro e di attenzione. Noi con questa mattina abbiamo tentato di sensibilizzare come primo appuntamento, sicuramente ce ne saranno degli altri, abbiamo voluto portare una forma di attenzione, di sensibilizzazione a tutti i sindaci, quindi ai primi cittadini che sono il primo veicolo nei loro territori per poter parlare di sicurezza tra le mura domestiche.